La riforma delle province è legge. Tutelare i minori dal gioco d'azzardo. Stati generali dello sport. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza nella seduta del 27 ottobre la legge di riordino delle province della città metropolitana. In apertura di seduta tutti i consiglieri hanno simbolicamente indossato il simbolo della campagna Nastro Rosa sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. In chiusura di seduta è stato approvato un documento contro la ludopatia. In copertina! L'Assemblea legislativa ha approvato la legge che riordina le province in attuazione della Delrio. Il provvedimento disegna tre aree vaste, oltre alla città metropolitana, per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione, in capo alla quale tornano competenze importanti come agricoltura e formazione professionale. Specifici accordi daranno il via al trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative. È una legge ambiziosa che guarda al futuro. Non ci accontentiamo di mettere mano al riordino dei rapporti tra regioni e province, ma prevediamo che il futuro sia rappresentato da quattro grandi aree vaste. Sottoponiamo a rivisitazione critica le esperienze importanti del decentramento amministrativo in Piemonte e lavoriamo con questa legge affinché la Regione Piemonte possa dare il proprio contributo per evitare che i dipendenti delle province finiscano in liste di mobilità. Il DL 145 di riordino delle province, a parere del Movimento 5 Stelle, è un disegno di legge timido e che non affronta il problema e lo sposta semplicemente di un anno con alcune soluzioni tampone. Meglio avremmo fatto fare come regioni vicine come l'Emilia Romagna e la Toscana, che o hanno puntato sul riportare tutte le funzioni in regione, unico ente attualmente istituzionalmente stabile, o a ridistribuirlo però in maniera precisa e inequivoca come l'Emilia Romagna, con tutte le funzioni anche di coordinamento, gestione associata, senza lasciare nulla in predicato, come succede qua in particolare col personale. Alzare la guardia contro la diffusione tra i minorenni di slot machine e gioco d'azzardo. Lo chiede un ordine del giorno, primo firmatario Gabriele Molinari, presidente dell'Osservatorio Usura, approvato dal Consiglio regionale. Il documento impegna la Giunta a monitorare il fenomeno e a mettere in campo iniziative per disincentivare la presenza delle macchinette negli esercizi commerciali. Su iniziativa del presidente dell'Assemblea regionale Mauro Laus, si è insediato a Palazzo Lascaris il Consiglio degli Stati Generali dello Sport. L'organismo rappresenta uno spazio di approfondimento di carattere tecnico e scientifico per sostenere i valori dello sport come strumento di tutela della salute e di contenimento della spesa sanitaria. E gli Stati Generali sono uno strumento istituzionale super partes all'interno del quale devono emergere delle proposte finalizzate a condizionare gli stili di vita, e cioè favorire l'attività motoria ai fini della prevenzione per tutta una serie di malattie e quindi liberare delle risorse dalla sanità, e l'altro aspetto è una maggiore attenzione alla buona salute tramite l'attenzione dell'alimentazione. Questo è molto importante, la Regione Piemonte deve fare con questo strumento da apripista per il resto delle regioni italiane.